Ciao a tutti, io sono Valentina e lei... io sono Eleonora! E oggi siamo tornati qui su Roblox! Presto in presto! Bene ragazzi, oggi vi mostrerò alcuni segreti codici del gioco di Presto in presto. Che dire, iniziamo! Prima di iniziare a giocare vi mostro qualche codice, così poi potremo rendere i nostri abiti bellissimi. Allora, se voi cliccate su questo tasto e cliccate qua, non fateci caso a questi codici, li ha già messi mia sorella. Cliccate sulla barra di ricerca e scrivete C A maiuscolo, è tutto maiuscolo, stavo già sbagliando. C H O O P I E 10K. Vi uscirà questo bellissimo vestito. Dov'è? Dov'è? Cerca un attimo. Oh mamma mia, è un po' pacchiano, eh. Bella la borsa! Ok, allora io domani andrò a scuola così. Il colore è già questo. Ma fallo vedere bene, che bello, che raga, è bellissimo. E poi cerchiamone altri. Volete trovare delle scarpe che si abbinino con il vostro pigiama? Bene, ho trovato il codice perfetto. Ashley Bunny. Belle! Oh, sono perfettamente sono incoordinate. Bellissime. Tan 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 tan. La, la, la. Opla, possiamo andare in discoteca con questo, ma anche con questo nuovo abbinamento. Vi mostro ancora una giacchetta sportiva. Scriviamo il codice. It's just Nicholas. Manca una N. Manca una N. Stitch. Oh. Oh. Vediamo. Eccola qua. Bella. Ma sai che carina, bellissima. Ci sta. Perfetto ragazzi, ora possiamo andare a giocare. A vincere, a conquistare il podio. Ok ragazzi, il tema della prima partita è personaggio storico. Ovviamente realizzeremo Cleopatra. Spero sì. Di essere in grado, aiuto. Dai, io ti assisto. Collaboriamo oppure no? Oh, mi odi. Ti odio. No, no, scherzo, tu chi faresti? Un faraone. Faccio Giulio Cesare. Vabbè, sì, ci sta, va bene. Manda la richiesta. Ok, ragazzi, adesso ci occupiamo della frangetta. Stavo pensando di mettere due frangette perché così possiamo farne una nera e una gialla. Così le creiamo questo effetto. Sembra che abbia delle cosine dorate in testa. Esatto. Aspetta, la corona come la faccio? Aiuto. Vabbè, ma concentrati sul vestito. Fallo bianco, fallo tutto quanto bianco e poi ci aggiungi delle decorazioni dorate. Ricordo che lei ha il mio profilo che è pieno di codici e cose magiche. Queste sono io invece, che non ho niente. Noi stiamo sposando. È vero. E quindi io sono senza codici e devo impegnarmi a inventarmele le cose per farle bene. Allora, dov'è il cerchietto? Non mi Dai, sto ancora orientando. Devi aggiungere delle cosine dorate, delle decorazioni. Le ho già aggiunte, però non sul so. Sul vestito. Non ci sono cose da aggiungere sul vestito, aiuto. Cosa metto? Aspetta, tipo queste però dorate? Si sta, dai. Insomma, sembra più Biancaneve. Veramente, raga, però come faccio a creare... Io non ho neanche un telefono per cercare Giulio Cesare e capire come fare il vestito. Mettiamole. No, 18 secondi. Ti conviene togliere la collab, togli la collab, lo faccio per il tuo bene. Allora, mettiamo i guanti, li mettiamo color carne, non c'è... Ok, aspetta. Io ho fatto un disastro, ma perché ho provato ad aiutare te, ecco, ad aiutare le sorelline... Ok ragazzi, non ho finito, mi mancavano le scarpe. Questa però che figura storica dovrebbe essere? Non penso abbia capito, forse ha fatto se stessa. Ci sta. Non è una figura storica, una stella. Bella, bella, ci sta. È la statua della libertà. No, che non è ci penso. Vabbè, però è carino. È un monumento. Monumento storico, vabbè, è storico e comunque nella frase. Quanto ne dai? Ah, due stelle. Vale! Mi sono dimenticata! Gli ha dato una stella. Sono dimenticata. Una barona. Questa anche lei. Questa è orribile. Devo dire che il nostro vivaio non sono molto meglio. Potremmo arrivare prima, eh? Questa sembra Marilyn Monroe. Però poteva farla meglio. Sì, i capelli non c'entrano molto. Questa? Con un personaggio di un cartone animato. Sembra male, quasi quasi. Ma è un disastro la sfilata di oggi. Sì, ma poi il vestito è semplice, lo dico io che non ho messo niente su. Guarda, quando vedrai il mio veramente dirai che disastro. Non l'ho guardato effettivamente. Bello! Dov'è l'abito? Anch'io lo voglio. Ma questa dovrebbe essere la Statua della Libertà, è più bella l'altra. Sì. Comunque non hai ancora dato una stella a nessuno. E non se lo meritano, guarda, anch'io lo so mettere questo vestito. No, il vestito no perché mi manca il codice. Però il vestito ha un colore fine, anch'io lo so fare. Ah, sono io! Devo dare che ho fatto 5 no, stelle. No, guarda, non mi dare nessuna stella perché mi vergogno di andare sul podio. Però ti posso dire, secondo me... l'idea c'era. Dai, l'idea c'era, dai.
immeritatissime, regalate. E non sapevo cosa mettere come maglia sopra e non sapevo riuscire a fargli la fascia rossa. No. Guarda, bella. Ti do 4 stelle perché 5 non le meriti. 4 stelle perché stiamo registrando dal mio schermo. Quindi devo arrivare sul podio. Oh. Ma dai. Allora, va bene la terza. Ma tra l'altro la più bella, la Statua della Libertà, non è neanche arrivata prima. Cioè, tu scusami, hai superato me? No, non ho superato te. Sì, sì. Ah no, è vero, sono arrivata prima io. Fammi male. No, perché abbiamo lo stesso nome. Non mi piace questo server. Anche a me. Basta solo che il prossimo tema sia qualcosa di decente. Ah raga, non so se ve l'ho fatto vedere nell'altro video, ma se andate in questo punto della stanza e cliccate su questo cerchietto, potete modificare lo sfondo di questo schermo e poi realizzare le vostre foto. Questa è una cosa che ti ho detto io. Shh, devo far finta di essere professionale. Eccomi qua. E potete creare le vostre foto. Spostati, spostati. Era comunque troppo divertente camminare con la posizione. Cioè, faccio paura. Dove sei? Aiuto. Raga, che ridere, il tema della seconda partita è youtuber famoso. Ovviamente chi facciamo? Noi, perché siamo youtuber famosissimi. Famosi, soprattutto io. Sicuramente ci riconosceranno. Vuoi fare il duetto oppure no? Forse non ci conviene. Dici di no? No, perché così possiamo così valutarci. Così possiamo darci, esatto. Esatto. Io provo a vestirmi come sono vestita adesso. Io non so se sì, dai. Sì, ci sono anche i fiocchetti, raga. Sembra quelli che l'abbia fatto apposta. Allora, cerchiamo innanzitutto una faccia con gli occhi verdi. Ce n'è solo una che non trovo in questo momento. Poi mettiamo la frangetta. Non so ancora se mettere questo colore o questo. Io forse un po' troppo. Ma non sei con i capelli così neri? Così. Sì, perfetta. Comunque, secondo me ci sono anche delle facce più carine. Il visetto più dolce, sei più carina di così. Sì. Io sono un Chad. Allora, capelli lunghi. Io non ho i capelli ricci, quindi. Un vero peccato. Questi che sono un po' mossi. Dai, carini. Io, raga, non vorrei dire, voi non lo vedete, ma ho i pantaloni del pigiama. No, io non volevo dirlo. Io metto qualcos'altro. Non deve proprio essere sincero. Ma come? No. Ecco, guardate che carino. Però scusatemi, cambiamo un po' la palette dei colori. Ecco, guardate! Ho lo stesso colore nel video. È uguale. Mi servono solo i pantaloni del pigiama. Dove sei che ti inseguo? Io non. Eccoti qua, guarda, questo qui sono io invece. Che carino. Dai, sono uguale anche io. È vero. Allora, non vinceremo, però nel cuore abbiamo vinto. Perché voi state guardando il video e capite tutto l'impegno che c'è dietro. Esatto. Ragazzi, guardate, io nella realtà in questo momento sarei così. Con le ciabatte. Adesso sarei tentata da lasciare così. Però è creativo effettivamente fare lo youtuber che si mette il pigiamino. Allora lo lasciamo così. Forse meglio di no. Ma se mettessi questa gonna. Tra l'altro, adesso che sto creando me stessa sul gioco, mi sono resa conto che ho dimenticato di mettere una collanina. No, tipo. Ma come, tu non ti vesti così, posso dire? Ma è carino, è per il video. Posso dire che tu assolutamente non ti vesti così? Ma raga, ma se vi dicessi che io vorrei andare a scuola così, ci credereste? No, neanche io. Io sì, ti crederei perché ti conosco. Allora, sei qua. Aggiungiamo qualche dettaglietto. Eccoli facciamo qua. Questa. Io ho una collana in argento, però la voglio mettere viola. Carina con il caffè in mano. Guarda, aspetta, rimani lì, dice. Siamo io e te. Che carine. Com'è che sei più alta di me? Ma anche così nel gioco. Sei fin troppo alta. Non è vero. Non le credete. Adesso lei invece siete più alta. Sì, però diciamo quanto sei alta. Non lo diciamo, è un segreto. Ho aggiunto delle maniche, così l'outfit sembra un po' più classico, originale. Questo qui che twerka, chi dovrebbe essere? Ah, lo sto scrivendo. Mr. Beast. Non ci somiglia a niente. Ma un pochino, no. Non è così Chad Mr. Beast. Una stella. Io, scrivete i nomi dei personaggi, non li so riconoscere. Comunque era un VIP, quindi non dovevo dire. Ah, questo sono io! Oddio, eccoti qua! Aspetta che lo scrivo. I made myself. E questa è mia sorella, 5 stelle ovviamente. Grazie. Solo perché è presente qui con me. Ah, hai messo la posa 28, sì. No. Abolitela da questo gioco. Eccoli. E poi subito me, bellissima. Che bello. Comunque, ma l'hai scritto? Sì, abbiamo fatto un ottimo lavoro, 5 stelle alla mia sorellina. Yeah. Wow. Posa 28. L'ho messa subito senza fare no. Una posa. No, così giusto per iniziare. Lei chi è?
Troppo semplice l'outfit. L'outfit è carino, quando però vai a fare shopping, tipo, una stella. Io chi dice? Oh! Ah, tu sei arrivata seconda. Sei arrivata seconda, sì! Basta, io cambio server e la tolgo dagli amici. Secondo me hanno pensato a un'altra youtuber americana, ma questo è un segreto. E a me va bene così, basta. Io cambio server. Vai! Non la voglio più come amica, perché vince sempre lei, non è giusto. Sono molto soddisfatta dell'outfit, è realistico. Ragazzi, il tema della terza partita è il lavoro dei sogni. Io voglio diventare una torta. Vuoi diventare una torta? No, scherzo. Ma se facessimo tipo due pop star che, sì, che cantano, facciamo la combo. Cerco di comprarmi anch'io i vestiti con i con soldi le mie tuoi. Monetine! Ah, posso prenderla? Tu puoi fare tipo la ragazza rosa, io la ragazza azzurra, facciamo una cosa del genere. Potremmo fare le Miu Miu. Bello! Io faccio quella rosa allora. Tu fai strawberry, io invece Mina, ovviamente. Chi è Mina? Perché Mina, io non la guardavo. Mina, la ragazza con i capelli blu. Tu eri piccola. Tu non eri neanche nata! No. Ma magari apprezzano per i colori, ci danno 5 stelle. Speriamo. Allora, le mettiamo anche questi fiocchettini neri per ricordare le codine. Mettile dei guanti, tipo. Sì. Era bellissimo. Quando faceva le trasformazioni c'era Miu Berry che faceva sempre così. Che carino. Sì, era tenerissimo. Ok, sono quasi pronta. Tolgo sei qua con me. Ma quanto siamo belle. Siamo bellissime. Ma, ragazzi, secondo voi noi andiamo fuori tema di solito? Sì. Vabbè, però dite... Vi divertite, vero? Siamo simpatiche. È più divertente andare fuori tema. Non stiamo andando fuori tema. Il mio lavoro di sogno era fare la Miu Miu, scusami, eh. Oddio, fatemi togliere queste scarpe orrende. Non voglio... Che poi in teoria, vabbè. Bella, dove sei? È tempo finito. Forse l'ho messo le scarpe, forse ce l'ho fatta. Abbiamo collaborato, vero? Sì, meno male. Ma questo è di nuovo Mr. Beast, basta! Lui vuole diventare nella vita Mr. Beast. Io gli metto zero... Ah, perché il suo sogno è fare lo youtuber e diventare Mr. Beast. Giusto. Effettivamente, sì. Anche, secondo me il dream job di questa qui è stare in casa. O fare influencer, è molto un outfit da influencer. Sì, è vero. Però è carino, è semplice. Non le do le stelle perché dobbiamo vincere. Le stelle, non ci piacciono le cose semplici, le vogliamo pacchiane. No, no, eccoci! No, no, no! Non ho le scarpe, vale. Non se ne accorgano. Shh. Ho scritto che il nostro sogno è quello di essere delle Miu Miu. Sì, però facciamo qualcosa. Oh yeah. La tua è un po' bruttina, potevi farla un po' meglio. Non ho avuto... Perché la tua? Oh no, non metterla a posa 28 mentre sei scalza. Il sogno di questa qui sembra fare o l'avvocato o la professoressa. Lawyer, sì. Avvocato. Io comunque non sopporto perché la scritta non si legge. Sì, infatti, sembrano Fizz e Siren anche. Wow. Bella, lei secondo me diventerà una modella. Vuole diventare una milionaria, secondo me. C'è scritto, lo dice adesso. C'è scritto? Sì, milionaria. Io fantastica. Le indovino tutte. Fantastica. Dai, questa puoi darle due stelle. Sì. Ma anche tre, dai. Come tre? Ma poi perdiamo. Per favore, per favore. No! Ha vinto quella che ha guidato troppe stelle. E poi terza è arrivata quella lì bruttissima. Dove siamo arrivate noi? Ottave! Ultime! Cambiamo server, non basta, ci meritano. Basta, sì, non ci meritate. Ok, ragazzi, il tema di questa partita è autunno. E quindi andremo a realizzare, sto pensando di fare o una foglia autunnale, quindi un vestito arancione, quindi utilizzare una gonnellina, oppure proprio un abito da indossare nella stagione autunnale. Ok ragazzi, io sto creando una foglia. Anch'io voglio fare una foglia. Ma no! Come fare una foglia, scusa? Allora, ovviamente non usi il colore blu, cosa che sto facendo io? Oh, aspettate, no raga! Dov'è? Non c'è marrone, peccato, potevo fare una pigna. C'è. Guarda, posso fare una pigna. Raga, io faccio la pigna. Ma come fai a fare la pigna? Guarda, così. Ma sei geniale. Sì. Sei geniale. Modesta. È una bellissima idea. È davvero modesta la ragazza. Grazie, grazie. Allora, facciamo la sciarpetta nera. O se no marroncina. O arancione, no. Scuriamola, così. Aggiungiamo anche un berrettino nero. Poi ovviamente anche degli orecchini che tanto non si vedono. Carina questa, però deve cambiare la sciarpa. Questa qui non carina. È molto autunnale. Sembra più un leopardo. Non avrebbe dovuto aggiungere la cintura, perché secondo me l'outfit ci stava abbastanza. Però devo ammettere che le calze con questi scaldamuscoli è un po' orrendo. Una stella! Questo sembra quando vuoi uscire carina, ma hai il cappotto. Tua madre ti costringe a mettere il cappotto. Questa è bella! Che bella!
E darai 2 stelle? 3. 3. Aspetta, perderemo. Le do 3 stelle. Perderemo. E vabbè, tanto abbiamo già perso. Bella questa, non mi piace il tipo di marroncino così. Sì, sembra caramello. Buono. No, me non piace. Voglio mangiare. Bella questa. Questa è bella, dovresti darle 2 stelle almeno. Sì. Mi sa che perdiamo. Sì, anche secondo me. Eccomi qua, ragazzi. Bella, bellissima. Dai, carina. Sembro una pigna, soprattutto per la gonna. Bella, sì. No, le pigne poi mi fanno venire in mente il giardino in cui giocavo alle elementari, perché avevo proprio l'albero, gli alberi in bello. Giardinetto con cui giocavamo in classe, sì, a scuola. Questo è carino, non mi dispiace. Ah, la bevanda dovrebbe essere uno Starbucks. Carino, ci sta. Eccoti. Guarda quanto sono bella, sono bellissima. 5 stelle per la mia sorellina. Votate! Votate! Votatemi! Wow, grazie. Lo sapevo fare 1000 volte meglio. Oh. Ma perché? Però niente, perché siamo ultime, già lo sappiamo. Il titolo di questo video dovrebbe essere "Perdo sempre, sono presto impresso". Mamma mia, eravamo in 11, però io sono arrivata sesta. Bene ragazzi, queste erano le partite di oggi, spero tanto che vi siano piaciute, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è stato il vostro outfit preferito. Vi ricordo di seguirci su entrambi i nostri profili, Instagram, TikTok e YouTube. Lasciate like, attivate la campanella per non perdervi nessun altro nostro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!